Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo episodio di The Sims 4 Parenthood! Kiss for you. Sono tornata un secondo da Salim perché, poverino, dopo l'ultima volta ha avuto un faccia a faccia scontroso con Jay, niente po' di meno che il fidanzato di Gracie. Lui non lo conosceva per niente e ha visto che ha a che fare con un uomo super super muscoloso. E invece guardate lui, com'è piccolino e striminzito. Dai, dai, Salim, dai, che ce la fai? Bisogna mettere un po' di muscoli. Guardate le braccia. Cioè, come può competere con quell'uomo, questo Salim? Come può? Wow! Aspettate, che sguardo! Ci piace Salim così? Oddio! Va bene, comunque, poi ti farò allenare per bene. Sono venuta un attimo a fare una capatina veloce perché volevo cambiargli un attimo il look. Allora, qui scegli, ah, modifica il sim, vai. Entra pure nel grandissimo armadio che io poi devo ritornare da Gracie e da Jay. Eh sì, è proprio mingherlino. Comunque, volevo cambiargli gli abiti da festa. Troppo serio questo abito da festa. Allora, vediamo un attimo tipi di look tra i nuovi. No, da festa. Vabbè, questo lo sto praticamente mettendo a tutti. No, non ci siamo. Allora, vediamo un attimo le giacche. Giacche formali, volevo una cosa che comunque risalta, lo risalta. Questo è già molto carino, con un bel pantalone. Sì, e poi un mocassino, mocassino, sì, sul marrone, no, sul nero, sì, così, bello, dai, molto più carino, molto anche più da disco, ragazzi. Ho tante cosette in mente anche per oggi in questa puntata. E lui non sa niente di quello che succederà oggi, ovviamente. Ma se diamo una piccola spuntatina alla barba? Oppure così? Oh mio Dio! Hai guadagnato 10 anni di vita! Anche se a me piace. A me piace la barba, ragazza. Lui ci sta bene. Però magari per una serata può un attimo radersela. E volevo provare. Fatemi vedere il nuovo codino uscito sempre con cani e gatti. Dov'è? Eccolo. Però, vediamo la collana. Ah, si vede, si vede. E allora, no, 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 voglio mettergli questa, è la mia preferita. No, vabbè, ragazzi, ma cos'è? Ho foto! Ci piace! Mamma mia! Ottimo, perché sapete come? Non si sa mai, lui comunque un outfit da party se l'è cambiato. Ok, molto bene, allora Salim, io ti lascio. Perché torno da Gracie. E l'ultima volta abbiamo lasciato proprio Jay in questo modo perché l'episodio scorso, insomma, c'è stato l'anniversario. Quindi, ma questo cosa vuoi? L'anniversario dei loro 8 anni di fidanzamento e Jay se l'è ricordato e grazie a quella mossa ha praticamente recuperato il rapporto con la sua Gracie. Le ha anche regalato questa bellissima gattina bianca che sta mangiando, di nome Missy. Guardate quanto è carina. Oh, cucciolina. Lei è razza Maine Coon ed è pigra, morbida e perspicace.
molto, molto carina. Lei è al lavoro e lavora sodo ed è mezzogiorno. Diciamo che sì, lui ha recuperato il rapporto con Gracie, ma lei sempre quella sera stessa gli ha detto, proprio senza girarci intorno, che magari se ne è accorta che in questo annetto, forse, chissà, lei comunque resta nel dubbio, avrà avuto qualche flirt in giro, però ha capito che l'ama tantissimo perché comunque gli ha preparato la cenetta, gli ha fatto il regalo, cioè insomma le ha fatto capire che ci tiene tantissimo lei. E lui gliel'ha giurato che appunto non farà mai più una cosa brutta, non la tratterà più male, insomma ha la testa a posto, anche se comunque lei ci sperava, non c'è stata una proposta di matrimonio quella sera stessa. E però, che cosa poi succede? Che lui, ma un SMS energico? No, perché poi vogliono andare in palestra e io invece ho un'altra idea. Perché in pratica sì, lui le ha promesso che non farà niente di male, ma zitto zitto a mente sua ha detto che cercherà di stare più attento. Ecco, invece di che uscire di notte e fare l'alba e quindi lei ci sta male e triste e lo scopre, lui va quando lei è al lavoro perché oggi è il suo giorno libero, avete capito il furbetto? E visto che la notte dell'anniversario l'hanno fatto e vi ricordo che per lei è stato superlativo, per lui esecuzione scadente e lui non ha mai avuto un'esecuzione scadente, adesso deve capire il signorino se dipende da lui o se dipende dalla compagna. E quindi noi adesso andiamo a chiedere un appuntamento a Marianna per pranzo. Marianna Palmer. JJ, non hai perso il vizietto a quanto vedo. Cattivone. Quindi è mezzogiorno, lui ha anche fame, io direi di andare a pranzo fuori. Vediamo che altri locali avevo messo a Newcrest. Ah, la sardina affumicata al rum. Non è un ristorante super elegante, perché questo qui è un po' più elegantino, ci è. Ok, dai, andiamo a questo. Giusto per un brunch. Oh, quanto è carino questo lotto. Pure lei come vestita carina. Guardate, guardate lo sguardo malizioso di questa donna. Lei, ve lo dico, lei è innamorata pazza di Jay, veramente pazza, non gliene frega niente che lui è impegnato. Molto, molto carino come locale, davvero. Ok, allora, prendiamo posto. Lei non se l'aspettava per niente questo invito da Jay. Vi ricordo che tra loro due, per esempio, non c'è mai stato un fichi fichi, ma soltanto un amoreggiamento. Quindi lui, come dire, in teoria non è mai andato al sodo con tutti questi flirt che ha avuto e oggi sta per fare una pazzia, Jay. Allora, ordiniamo subito per il tavolo, ma lui vuole fare una cosa abbastanza veloce perché il suo obiettivo, lo sapete qual è, no? È arrivare dritti al sodo. E Marianna, ve l'ho detto, è una che non ci bada, anzi, lei è contentissima perché poi spera che lui se la sta cercando e perché insomma gli piace, chissà, magari potrebbe nascere veramente qualcosa insieme e potrebbe lasciare Gracie. Vai con il vinello e ci vendiamo un antipastino. Quindi sono questi antipastini e una bella zuppa di vongole. Ok, guardate lui. È flirtante, appuntamento eccitante a pranzo, non ho parole, Jay. Comunque loro devono socializzare, quindi le chiediamo della giornata, conversazione profonda, la aduliamo. Oh, quanta bella gente che sta venendo. Ah, ma che carine hanno scusate, hanno la tenuta stile marinaio. Vabbè, stile marinaio. Poi chiediamo della vita sentimentale. Ancora single, Marianna? E certo, io sto aspettando te. E complimettiamoci per l'aspetto.
Ah, lui vuole fare altre conversazioni profonde. Eccola qui un'altra. E poi impariamola a conoscere. Non ricordo se lui sa tutto di lei. No, sa soltanto che è schifiltosa e sono anche piccioncini. È amante della musica. Che altro? Vabbè, esprimiamo ammirazione. Però, per esempio, qui non potremmo fare fichi fichi da nessuna parte. È rischioso. Oppure magari facciamo un salto in palestra con la scusa di smaltire questo brunch. Amo, potremmo farci una foto insieme. Però questa è un'idea, voglio fare un'idea che ha lei, che Maiana gli diceva, perché non ci facciamo un selfie insieme per ricordarci di questa giornata? Tanto nel frattempo qui il cibo è arrivato. Mi piace questa foto con il cibo dietro. Ok. Appuntamento eccitante a pranzo, eh? Eccoli qua. Ok. Quindi facciamo finta che è lei che ha voluto scattare le foto e che giustamente anche lei ha la sua copia di foto. Ok. Ah, ti piace, Jay? Guardate lui com'è disinvolto, com'è. Non pensa minimamente a Grace, eccetera. Lui adesso pensa: oggi non mi beccherà per nulla al mondo perché è giorno, lei è al lavoro perché lei torna alle 5 e se non sbaglia ha anche il raduno del club del libro. Ok? Tanto lui adesso è tranquillo perché ha parlato chiaro con Salim, perché la volta scorsa c'è stato anche uno scontro con Salim, quindi lui è tranquillo che quell'uomo non farà niente. E che Gracie comunque è tornata, tra virgolette, all'ovile. Entusiasmiamoci per il pranzo, esaltiamo la sua forma fisica. Oddio, devo fare altre due cose, discutiamo dei sapori del cibo. E poi, di nuovo, ci entusiasmiamo per il pasto. Ottimo, siamo arrivati all'appuntamento oro, ragazzi. Flirtiamo con lei anche. Ottimo, ormai c'è l'appuntamento, è andato veramente alla grande. E adesso entrambi si stanno chiedendo cosa faremo. A mangiare abbiamo mangiato, a flirtare abbiamo flirtato. Io direi quindi di terminare il pasto, di pagare il conto. Vediamo se esce qualcosa inerente a lei. Flirtare e... Ma già ce l'ha il letto? Vuole baciarla appassionatamente. Dove state andando? In disparte? Davanti ai bagni? Sussurra seducentemente. Non esce, ragazzi, il baciare. No, 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 no. Un'altra fidanzata? Proprio no. Eccolo qui. Bacio appassionato. Oh là là. Non c'è nessuno che ci conosce? No, non ci sono i nostri amici. Siamo stati fortunati, quindi... Ragazzi, lei li si è letteralmente buttata addosso! Cioè, Marianna! Ve l'avevo detto, è proprio senza scrupolo. Lei è proprio cotta. Quindi io per andare adesso in palestra devo togliere l'appuntamento perché altrimenti non possiamo viaggiare. E viaggiamo, andiamo. Eccoci qua. Wow! Lui va pazzo, lui va pazzo per la sua forma ginnica. Marianna è veramente una bella semmina. Questa qua io la scaricai, eh. Quindi, venite qua. Senza perdere tempo, perché sono le 4:30 e lui ha detto a Gracie che oggi sarebbe andato ad allenarsi e in effetti è quello che ha fatto, eh. Tra virgolette, ormai dice bugie ben studiate, non fa più il cretino che si potrebbe far scoprire e facciamo fichi fichi. Ragazzi, questo è il vero, verissimo tradimento. Cioè, per me era anche il baciarsi, ma il fichi fichi, ragazzi. Oddio, guardate lei! Marianna, un po' di contegno! E vabbè, e va bene.
Ah, infatti lui voleva proprio fare la foto. E vabbè, aspettiamo che finiscono. Vedete, era uscito a fare fichi fichi con Marianna. Adesso non so se però me lo dà completato. E che io lo sto facendo? Cioè, hanno rotto un armadio! Non ho parole. Beccata, beccata. Cioè, guardatelo. Certo. E va bene, e questa è fatta. Quindi lui sa che adesso Gracie è al club del libro e torna a casa anche lui e si va a riposare. Infatti, ci troviamo qui alla tana di Salim. Lei è venuta direttamente, come vedete, con gli abiti da lavoro, quindi è già un'orettina e mezza che è qui. Stanno parlando amabilmente. Marley. All'amicizia, tutti quanti hanno saputo che insomma le cose stanno andando un po' meglio tra lei e Jay, quindi sta conoscendo un po' tutti, sta parlando di libri e discutiamo degli autori ed è del tutto ignara di cui vedete che io quando non comando Salim ai dipendenti in giro per il locale. Prendi anche tu una tazza di caffè, prendila e notiamo qui che Salim ha dato una leggera sfoltita alla barba. Ma guardate lui! Cioè, guardate lui! Oh, ma cos'è questa faccina triste? Lei ha uno strano presentimento, ragazzi. Che dite? Ce l'ha uno strano presentimento? E lui non ha avuto il coraggio di dirle che ha conosciuto il suo fidanzato e che l'ha fatto in un modo peggiore, ovvero è venuto attaccato senza un motivo perché lui non stava facendo veramente niente con Gracie. E lei si è accorta un attimo di questo leggero cambio di look e apprezza, fa però cioè, Salim sei affascinante, discutiamo degli interessi, esprimiamo ammirazione e lei è anche un po' affamata. Ok, e quindi c'è qui tutto il club riunito, felicissima perché comunque racconta anche a Salim dei suoi ultimi libri che sta scrivendo, sempre riguardanti Chloe che lui conosce bene. Salim bene le rende il club del libro è l'unico posto dove voglio stare, tutti amano Salim e il suo club. E lei è veramente felice di farne parte. Ehi, ma come lo guardi? Cioè, era rimasta un attimo incantata. Oddio, ragazzi. Cioè, Salim, mamma mia, quasi quasi gli metto quel codino a tutti gli outfit. Come, cioè, sì, in pratica questi, i capelli lati gli sono cresciuti, li ha accorciati e comunque si fa il codino. Ok, sono le 8. Quindi io direi di terminare la seduta. Quindi approfitto un attimo del bagno, Salim, scusami. Approfitto, anche se c'è il dipendente, e torno a casa. Sono le 8. Insomma, deve preparare la cenetta. È tornata a cucinare per il suo Jay. Cioè, insomma, Salim sì, la affascina, la incuriosisce più che altro, eccetera. Però Jay è Jay e l'aspetta a casa. Ah, è occupato il bagno, vabbè, andiamo. E sì, terminiamo il raduno. E alla prossima, ragazzi! Ciao! Guardate com'è felice di tornarsene immediatamente a casa. Eccoci qua, è tornata a casa, è affamata, deve andare in bagno, insomma, è un attimo a disagio, quindi entriamo in casa. E che cosa c'è qui? Osserva. Ragazzi, è successo. Ve l'ho detto che Marianna è una donna senza scrupoli. Farebbe di tutto per avere Jay perché questa si è innamorata follemente di Jay. Si è innamorata e lo vuole. Oh mio Dio! Oh mio ragazzi! Che cos'è questo faccino? Devi arrabbiarti, non essere così triste. No, mio Dio, io gliel'avevo detto che è un altro passo falso e lei non l'avrebbe perdonato. Oh,
gattina! Ciao, amore! Meno male che ci sei tu. Comunque lei prende questa foto e deve un attimo riflettere. Oh, piccolina! Tu sei l'amore nostro, insomma. Vai in bagno, Gracie. Vai su. Ah, lui è qui? Esci da questo bagno, vai su, ti fai una doccia riflessiva. Questo qui è ancora flirtante. È ancora flirtante! E vuole stringere Marianna! Non ho parole, cioè non hai desiderio. Oh, mi stavo preoccupando. Ammirare le stelle. Solo questo vuoi fare con Gracie? Ammirare le stelle? Con Gracie? Ammirare le stelle? Comunque, bentornata amore. Senti, esci dal bagno che ho da fare. Oddio. Cioè, lei non gli parla veramente mai così. Mai. Vabbè, comunque si siede e l'aspetta. Vuole sapere tutto della sua giornata. Vuole sapere come è andata al club del libro. Con Salim. Oh, sicuramente quel Salim adesso è ben al suo posto, cioè lui è tutto gasato, lui pensa di avere tutto in pugno e lei non gli dice nulla della foto che ha trovato. Non glielo dice, ma anzi ha un'altra idea e dice basta, adesso basta, questa è la sua sera, adesso è lei che si prepara ed esce. Sì, ragazzi, facciamolo. Assolutamente, infatti lei è super super ispirata, quindi vieni qui e cambiamo aspetto. E gli dice, fa, Jay, senti, comunque se hai fame vatti a cucinare perché io adesso in pratica mi sto preparando per uscire. Per uscire. E dove vai? Sai, le ragazze mi hanno invitato un po' in giro e tanto che non escono, lasciano i bimbi a Marley e Lorenzo e io ho accettato. Ha ha! Si va in disco, in disco, in disco. Quindi anche lei, per esempio, è vestito da party. Oh mio Dio, ha il vestito lungo e ha questo, ma questo non è proprio da disco. Allora, io ho due nuovi abiti, ragazzi, perché approfittando del Black Friday del 24 novembre, l'ho acquistato subito perché l'ho trovato scontato a 7,45 euro e quindi ho anche questi nuovi oggettini. Quindi ho due nuovi abiti e poi delle decorazioni come le luci laser, che altro è uscito? Dei cappelli da festa e due nuove feste, quindi per farvi capire. E mettiamoci questo. No, però no, questo. Peccato che non c'è in nero. Allora mettiamoci questo. Ottimo, così non deve cambiare il resto, ma il gloss lo cambiamo, il gloss. E mettiamo uno scuro, mamma mia, Gracie, quanto sei bella. Ci mettiamo un po' di terra? Ma sì, e una collana. Voglio una collana. No, mettiamoci questa. Però la pietra non è giusta. E allora ci mettiamo il cuoricino. Sì, mettiamo il cuoricino. Ok, è pronta per questa serata. Ci si scatena. A proposito, ma se mettessimo un ombretto con dei brillantini, scusate, questi tipo che si vedono questi brillantini. Oppure questi? No, questi. Sì. Ok. Ok, direi che lei è pronta. Guardate il faccino, non è proprio convinta di quello che sta facendo, però ecco, ha voglia di uscire e soprattutto ha voglia di stare un po' da sola con Salim, perché a questo punto anche lei deve capire. Guardate Jay. Però come sei bella, amore. Pff, sparati. Allora, vediamo se posso farlo sotto forma di evento sociale. Lui nel frattempo è qui che guarda tutta la scena. Jay, chi la fa? L'aspetti. Oh. E voglio proprio fare la festa di ballo
Festaiolo e voglio invitare appunto soltanto Salim. Ok, posso farlo? E andiamo alla discoteca Pan Europa di Windenburg. Eccoci arrivati e quindi noi adesso chiediamo a Salim di mostrarci l'abito da festa. Vai Salim, cambiati anche tu. Ma guardate che bel posto! E cambiati per l'occasione, Salim, perché così non sei proprio attinente. Ragazzi, ma quanto è figo! Cioè, mi piace troppo! Ok, allora, lo abbracciamo per ringraziarlo di aver accettato questo invito all'ultimo minuto e così tardi. E ragazzi, lui è felice! Forse sotto sotto sta pensando, chissà se avrà litigato con il suo ragazzo. Comunque, lui ha captato che in questa coppia c'è qualcosa che non va. Comunque, la mia Gracie è un po' a disagio e quello che le serve è assolutamente mangiare qualcosa e bere, ha bisogno di sciogliersi. Quindi ordiniamo fish and chips, patatine fritte. Vai, patatine fritte. Ecco il nostro accompagnatore. Perché questa è infuriata con noi? Cos'è? Sei un'amica DJ? Eccolo qui. Quindi prendiamo una porzione insieme e poi ordiniamoci anche una bevanda di gruppo, volevo fare però. Andiamo di cocktail assolutamente. Sale saporito fiammeggiante, addirittura mare di fuoco. No, andiamo con zebra frizzante. Quindi ho anche nuove bevande con questo copia di Sims 4 e Deluxe Edition, no? Dov'è il nostro accompagnatore? Salim! Dove è andato? Si scatena il ragazzo! E là là! Ma chi è questa? Ma è lei là? Ma Leila, ma allora è vero? Ragazze, siete venute in discoteca? Penny Pizzas! Ok, quindi non ho detto una bugia. Lei, quindi, è con Leila in discoteca? E allora dopo dobbiamo assolutamente raccontarle quello che sta succedendo. Oddio, lei ha sonno. Non devi succedere una cosa del genere. Sostituto del sonno. Sì, sali. Allora, esprimiamo ammirazione. Aneddoto divertente, insomma, chiacchieriamo. Ragazzi, Salem è flirtante. Oddio. Ma questi drink arrivano? Ho bisogno di bere. Per fortuna abbiamo avuto modo di rivederci. Alla prossima. No, per fortuna abbiamo avuto modo di vederci. Bellissimo. Lui è felice di questa cosa. Vogliamo flirtare? Chiediamoli se è single. Sì, ordina il cocktail e bevi, brava. Abbiamo bisogno di bere. Che okay, una volta bevuto questo, ragazzi, lei sta talmente bene che possiamo stare qui tutta la notte. Tutta la notte! Guardate lui come la guarda. Gracie, ma c'è qualcosa che non va. Ti vedo un po' giù. No, no, non ti preoccupare. Adesso mi riprendo, non ti preoccupare. Adesso cerco di non pensare a niente, ma di godermi questa uscita con te. Ma da quant'è che non andavi in discoteca con questa donna? Da quant'è? Cioè, ormai tutto si era... Ok, beviamo e iniziamo a scendere in pista. Ormai tutto si era ridotto a lavoro, casa, casa, lavoro, lavoro, casa, casa, lavoro. Cioè, il cocktail, ho perso il cocktail. Boh. Eccola che si avvicina al suo Sali. E allora iniziamo a flirtare, ragazzi. Lei è brilla, sta bevendo, c'è musica, c'è gente, c'è l'atmosfera ideale. E lui accetta il flirt. E quindi balliamo insieme. Lascia di andare, Gracie, è la tua serata. C'è un DJ fantasma comunque, giusto per dirvelo.
Sono le 3 del mattino. Sono le 3 del mattino e lei era una vita che non faceva questo. Una vita. Sì, comunque io ho portato delle modifiche a questa discoteca. E mi è piaciuto talmente tanto che l'ho rimessa anche nel gameplay, insomma, anche nei scenari che mi servono. Lui deve andare in bagno. Va bene, ti aspetto. Nel frattempo, qui c'è Leila in incognito. Vedete, stanno ballando spalla a spalla. E dobbiamo assolutamente condividerle il segreto. Diciamocelo, Leila, comunque, è vero. Cioè. Forse mi sono innamorata, non lo so. Sono soltanto Brilletta, felice di essere qui e felice di essere con Salim, il libraio di Osi Springs. Che cosa? Oh mio Dio, ma che dici? Wow, Gracie, sei tornata in pi... Ma Leila! Oh mio Dio, è impazzita pure Leila. Comunque, abbracciala e dobbiamo tornare a ballare. Ma non flirtate voi due! Santa pace, tutti flirtanti! Abbracciala e torniamo da Salim. Ok, non c'è il bar del flirt. Quindi balla insieme. In pratica qui sotto, che è la, come dire, la stanza privata di quelli che ballano, il Baldore House, il club, insomma, ho cambiato i colori, ho cambiato i colori del bar, ho aggiunto questi divanetti, qui ho aggiunto l'armadio in questo modo perché prima era una stanzetta più piccolina fatta aperta. E anche qui ho aggiunto questo divano, questi tavolini, cioè i tavolini c'erano, ho aggiunto le candelette e queste sedie, e quest'altro tavolino qui, tante belle luci, queste qui da disco con gli effetti. Eccoli che ballano. Ragazzi, manca poco alla fine del party. Quanto manca? 56 minuti, sono fatte le 4 del mattino e lei... Tra 5 ore va anche a lavorare, ma non le importa, non le importa perché sta bene, è felice. Battuta di abbordaggio. E complimentiamoci per l'aspetto, perché questa notte sei un figo. Sei un figo. Guardate lui che sguardo, comunque. Cioè, Leila, ma potresti anche andartene. Sono flirtanti, sono entrambi flirtanti. Fagli una posa sexy. Ma guardate che femmina! Oh, finalmente si è spostata Leila. Guardatela come ancheggia! Mamma mia, Gracie, ti serviva! Guardate lui! Apprezza, il ragazzo apprezza. Salim, che cosa state facendo? È vero, è Jasminder! Ragazzi, Jasminder, ma lei non sta mai col marito? Cioè, cerca sempre Salim, si sarà accorta anche lei. Ha detto, mazza però Salim, quanto sei figo! vieni qua, Salim. E lo stringe. Ragazzi, lo stringe, che bello, poi con tutti questi effetti di luce di discoteca, ma qui c'è un Lorenzo Morrison. Ebbene, moglie e marito si sono riuniti. Comunque lo stringe e come vi ho detto, ragazzi, lei, cioè, è uscita, è folle. Lei questa sera è folle e gli dà il primo bacio. Vai, Gracie! Oh mio Dio! E in questo esatto momento si sta rendendo conto di che cosa ho fatto, l'ha baciato e guardate lui, ma è successo veramente? Ragazzi, io vi dico proprio di lasciarvi così e magari la prossima volta riprendo esattamente da questo momento. Che cosa sta succedendo? Gracie, l'hai fatta grossa, l'hai fatta grossa. Adesso deve capire se tutto questo che è successo è colpa dell'alcol, del nuovo look di Salim, di quella maledetta foto che Marianna le ha fatto trovare. Deve capire, ragazzi. Io vi lascio così e ci vedremo nei prossimi episodi. Tanti mi piace e commentini. Ciao! Oh.